Questo oggi vi mostrerò i miei setup con i quali solitamente registro motovlog e vlog in generale. Sono dei setup non esageratamente costosi con i quali avremo una qualità video e audio abbastanza professionale. Vi farò vedere tutto nel dettaglio, faremo delle comparazioni audio video, magari dopo andiamo anche in garage a fare la differenza del suono tra due tempi e quattro tempi per farvi vedere nel dettaglio le differenze tra un microfono e l'altro che andremo a paragonare. Andiamo al video. Ciao a tutti miei cari fan e bellissima gente che vuole intraprendere la strada per diventare un content creator. Per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Nicolas, ho iniziato questa strada circa 3 anni fa e nel frattempo ho imparato diverse chicche che ora voglio darvi per fornire a voi diverse informazioni, come dicevo nell'intro, per intraprendere questa strada del content creator. Non mi divulgo in altri discorsi e andiamo a vedere subito la mia prima attrezzatura con quale registro il motovlog. Come dicevo prima, non stiamo parlando di cose troppo costose, ma stiamo parlando del giusto per avere una buona qualità audio e video per permettervi di continuare a crescere sui vostri canali. Perché appunto ognuno ha quello che si può permettere, però a parer mio ognuno dovrebbe avere un budget per iniziare questa strada, un budget minimo, perché se no la qualità rimane quella che è. Vi anticipo già che il mio setup per i motovlog è costato circa 200 euro, poco di meno, perché comunque ho preso la GoPro usata e quindi l'ho pagata un po' meno. Invece per quanto riguarda i vlog con la fotocamera che sto registrando in questo momento, si va a spendere circa sui 500-600 euro. Torniamo a noi e parliamo appunto di come ho impostato questo casco per registrare video in moto. Innanzitutto io ho una GoPro Hero 4. Questa è la GoPro, ha pure uno schermino dietro, l'ho pagata circa 150 euro usata, infatti come potete notare i miei ultimi video, gli onboard li ho registrati con questa, e appunto la cosa bella è che ha lo schermino col quale poter vedere cosa si registra. Per quanto invece riguarda l'audio, acquisto l'audio non direttamente con quello della GoPro, ma bensì con un microfono esterno, col quale lo si va a collegare direttamente alla GoPro tramite un adattatore come vedete qua. Tra poco vi faccio vedere bene tutto nel dettaglio. Il microfono è questo qua, è un Boya LM20. È adatto dalla GoPro Hero 2 in su fino a questo modello, cioè Hero 4, ed è abbastanza economico, costa circa 25 euro spedito su Amazon. Soprattutto per come acquisisce l'audio, a mio parere è un buonissimo microfono. Quest'ultimo l'ho installato in una maniera abbastanza strana, con dello scotch. Però appunto deve rimanere attaccato al casco e questa è stata l'unica maniera che ho trovato. E come ben vedete l'attacco sulla GoPro ha molti stickers, non solo uno, quindi se volete attaccare questo mount della GoPro in questo punto avete bisogno di una strategia tipo questa per attaccarlo al meglio ed essere sicuri che non si stacchi. Parlando di case, ho 3 case differenti. Uno tutto aperto, un altro quasi completamente chiuso con un buco in questo punto per far passare il microfono ed è pure forato dietro. Invece l'ultimo attacco è completamente chiuso, che utilizzo raramente, però questo ha una chicca rispetto agli altri, cioè questa lente particolare. Questa è una lente aggiuntiva che ho già recensito sul canale, vi lascio il link in descrizione di queste varie lenti perché non ce n'è solo una. È una lente particolare che nel caso di forte luce, sole o condizioni del genere acquisisce le immagini in un modo migliore. Si monta semplicemente attaccandola sul case della GoPro così, facilissimo. Tornando a parlare del microfono che ho inserito nel casco, esso quando vado in moto va a ridurre l'effetto causato dal vento, quell'effetto di rumore fastidioso che vogliamo eliminare. E in più va a ovattare i rumori esterni quando io parlo direttamente al microfono, quindi l'audio viene concentrato sulla mia voce. L'altro microfono che utilizzo raramente sulla GoPro è quello che state sentendo adesso, che vi faccio vedere in questo fotogramma. Questo è un microfono della Rode e ci dà la possibilità di avere un audio veramente di qualità. In ogni caso, per collegare questo microfono alla GoPro ci servirà il nostro adattatore. Il microfono in sé costa sui 50 euro. Adesso lasciamo la nostra GoPro da parte e parliamo della fotocamera con quale sto registrando adesso, per registrare qualsiasi cosa con una qualità veramente superiore. Essa è una delle mirrorless più economiche, ma di qualità maggiore
che abbiamo in circolazione in questo momento. Economiche è una parolona perché comunque costa sui 500-600 euro. Però per quello che è, per la sua qualità e per le sue funzionalità, credo sia veramente la migliore in circolazione. E stiamo parlando di una Canon EOS M50. L'obiettivo è quello originale, non l'ho ancora modificato, ma grazie a questo accessorio, che è un adattatore per obiettivi Canon, possiamo mettere qualsiasi obiettivo Canon, e quando dico qualsiasi, qualsiasi, per migliorare la qualità. Ve lo linko in descrizione come tutti i prodotti che adesso sto recensendo, e appunto potremmo montare qualsiasi obiettivo Canon. La fotocamera è abbastanza compatta e anche abbastanza leggera, ma la cosa che io preferisco in assoluto di questa telecamera è l'autofocus. È una delle cose più assurde che c'è su questa telecamera, perché veramente è di una qualità spettacolare. Perché quando facciamo vlog, quello che vogliamo è che la nostra telecamera dia il fuoco, cioè l'attenzione deve cadere su di noi, sulla nostra immagine, sulla nostra faccia. Come potete ben notare, ho sempre a fuoco la mia faccia, pure se mi muovo di qua, senza distruggere niente. Avanti, indietro. Il fuoco torna sempre sulla mia faccia ed è una cosa assurda, perché come dicevo, in un vlog vogliamo avere sempre l'attenzione sulla nostra faccia oppure su un oggetto in particolare, e questa fotocamera lo permette in un modo sublime. Ed infine, come dicevo prima, l'audio viene acquisito dal microfono Rode che vi ho fatto vedere. Commentate con cosa ne pensate di questo setup per i vlog e voi che scelta avreste fatto con questo budget, col budget di 700 euro massimo tra fotocamera, GoPro, microfoni, eccetera. Adesso andiamo nel mio garage a registrare la differenza tra l'audio due tempi e l'audio quattro tempi con i vari microfoni: il microfono del casco, il microfono con cui state sentendo adesso l'audio e col microfono originale della GoPro. Vediamo le differenze. Eccoci tornati, siamo nel garage. Adesso abbiamo qua un due tempi e un quattro tempi. Stiamo testando il microfono boia in questo momento e nel frattempo accendo anche la nostra cara Canon. Ultima premessa, non vi faccio sentire in questo momento l'audio della moto in movimento col casco, semplicemente perché fuori piove, e poi voglio farvelo sentire bene bene quando andrò in pista col CRF nelle prossime due settimane. Intanto c'è il cavalletto che non lo sento molto stabile, però proviamo. Raga, il sound del quattro tempi a me fa impazzire, anche se il due tempi non lo so, tutte e due moto stupende. Appunto, voglio farvi sentire la differenza tra il microfono Rode e il microfono boia. E adesso sentiamo la differenza nel parlare sotto un rumore di un due tempi. E questa principalmente è la differenza che si sente dal microfono boia rispetto a così. Come vedete, da qua ho tolto il microfono. Adesso ragazzi, torniamo noi. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi possa tornare utile. Se così è stato, aiutatemi a supportare il canale con un bel mi piace, commentate e soprattutto condividete questo video ai vostri amici futuri youtuber. Noi ci vediamo alla prossima settimana e mi raccomando, restate comunque sintonizzati, così potrete vedere come lavorano questi microfoni su una pista da motocross. Woo! Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost.